prendersi un momento di pausa. Sarebbe stato più che comprensibile, considerando che gli ultimi anni, per De Gregori, sono stati ricchi di impegni, tra nuovi progetti discografici Viva Voce del 2014, Amore e Furto del 2015, Sotto il Vulcano del 2017, invece, tra il 2017 e il 2018 il cantautore romano ha preferito continuare a suonare dal vivo, mantenendo però un profilo leggermente più basso. Lo scorso autunno è stato impegnato con un tour che lo ha visto esibirsi in alcuni club e teatri europei e statunitensi, facendo tappa a Monaco, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Lussemburgo, Londra, Lugano, Boston, New York e Toronto. Il fotografo e filmmaker Daniele Barraco ha seguito con le sue telecamere i vari spostamenti di De Gregori e della sua band e dalla tournée ha ricavato il film documentario, intitolato Vero dal vivo, è un resoconto di taglio cromatistico che lega tra loro alcuni dei momenti più significativi del film, ma che permette anche di conoscere la dimensione più alta di quello che è stato più volte definito il grande schivo della canzone italiana. Questo docufilm, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è al momento l'unica testimonianza della serie di concerti dello scorso anno, è un racconto storico, che unisce tra loro, come in una sorta di collage, più noti che ritraggono il cantautore e i suoi musicisti sopra e sotto i palchi dei club e dei teatri che hanno ospitato in varie tappe del tour. C'è De Gregori che prova insieme al gruppo di fronte ad una sala vuota, c'è De Gregori che si rilassa nel backstage mangiando una sigaretta o sorseggiando vino rosso, c'è De Gregori che dopo i concerti incontra il fan e firma autografi, che cammina per le strade delle città, scherza con gli autisti e si mostra affettuoso con sua moglie Chicca, ospite d'eccezione dei concerti del tour. Sul palco con De Gregori per un duetto su Anima e le telecamere di Barraco si concentrano soprattutto sul rapporto che lega il cantautore ai suoi musicisti, Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e alle tastiere, Paolo Gioventi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel chitarre mandolini, anche attraverso interviste a tastiere, immortalando in maniera piuttosto efficace l'affiatamento del gruppo. La narrazione ha uno stile quasi impressionista, le immagini di Barraco suggeriscono sensazioni di sfumature che poi sta allo spettatore decifrare ed eventualmente analizzare. Un esempio, l'esibizione al Bataclan di Roma, dove nel novembre del 2015 tre attentatori islamici consumarono una vera e propria carneficina. Barraco sceglie di raccontare le emozioni della band con un silenzio nel backstage, interrotto solamente dal suono dei passi del cantautore per raggiungere il palco, e con le immagini di generale, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, dalle infermiere. Canta con voce ruvida e un po' ferrosa De Gregori. È il momento più intenso dei quasi 80 minuti di documentario. Punto libero dalla folta barba e dall'inseparabile cappello, in questo documentario Francesco De Gregori prova a mostrarsi alle telecamere senza filtri, mettendo da parte le vesti del grande schivo che gli sono state cucite addosso nel corso degli anni. Vero dal vivo, a posto.